dal caos si genera la vita. La liquidità ha a che fare con il movimento, ma ha a che fare anche con l'elemento fondamentale che riguarda la tecnica che lui utilizza, cioè l'ebru. Sono opere che vengono create per immersione e dall'acqua emergono e quindi si creano. È l'idea di disegnare dall'acqua che rappresenta nel suo ricordo d'infanzia un'impossibilità, quindi è una sfida all'impossibile. Evidentemente Pier Giannoni è anche un recuperare alcune domande fondamentali che lui si pone sulla vita. L'arte, d'altra parte, l'arte contemporanea, Benjamin diceva che per ogni artista di ogni epoca si pone un quesito fondamentale quando si trova di fronte ad un abisso, cioè di fronte ad un grande cambiamento. Lui ha bisogno di una tecnica che gli permetta di esprimere il senso di questa globalità che la sua vita stessa rappresenta, perché è un uomo del mondo. Lui è nato in Italia, ha studiato in una provincia, la scuola d'eccellenza per diventare un orafo di successo, però poi ha viaggiato a New York, ora vive in Oriente, ad Hong Kong. Sono culture molto distanti da loro, ma che oggigiorno nella contemporaneità in realtà sono unite da quello che è la connessione, la globalizzazione. Da curatrice della mostra, quali sono gli aspetti pittorici e di estetica che più l'hanno convinta a dire bene sì, l'indagine che sta portando avanti Danilo è efficace e in linea con quello che sono un po' gli studi anche fatti sulle tecniche del colore, per esempio sul gioco di colori e sull'indagine che è alla base del Novecento? C'è una, diciamo un approccio completamente diverso che distingue la ricerca di Giannone da quello che era stato degli artisti che, vicini all'informale, naturalmente ognuno con la propria diversità. Mentre per l'informale c'era un bisogno di annegare il soggetto, l'io, in quello che veniva chiamato da Calvino il mare dell'oggettività, Giannone invece fa l'operazione contraria, cerca un recupero dell'io attraverso un riavvicinamento di stanze e di culture molto distanti, apparentemente distanti tra loro, ma che in realtà hanno un filo conduttore. Per cui è vero, c'è un'astrazione e anche una casualità in queste opere, ma in realtà è proprio dal caos che man mano ci si avvicina ad una materializzazione anche di quello che è una forza, una iconografia di elementi primordiali. Il gioco del colore quanto è importante nella visione di questo artista? Il colore è fondamentale e poi è molto interessante come passa in maniera estremamente elegante da colori caldi a colori freddi. E oltretutto anche queste composizioni, soprattutto quelle verticali, ricordano moltissimo l'arte orientale, ricordano anche, proprio siamo di fronte ad un'opera che per esempio è stata chiusa, al contrario di molte altre, con un fascio di seta molto prezioso, molto raffinato, per cui c'è questo richiamo di quello che erano i pannelli orientali e la volontà comunque, oltretutto è un colore stratificato, sono dei quadri che hanno dei tempi lunghissimi di creazione, perché sembrano piani, ma in realtà c'è una tridimensionalità fortissima e questa è resa da questa stratificazione di un colore sopra l'altro.